Ho scoperto molto presto la mia attitudine alla tecnologia. Da sempre sono affascinato dalle meravigliose macchine create dall'uomo e in gioventù rimasi folgorato dai videogiochi e dai mondi fantastici in cui loro erano capaci di trasportare migliaia di persone. Mi sono chiesto come fosse possibile realizzare quelle che considero in molti casi opere d'arte. Così la curiosità mi ha portato ad affacciarmi al cosa ci fosse dietro queste opere, scoprendo un mondo complesso, ma allo stesso tempo affascinante. Modificando e creando questi mondi virtuali composti da codici, indecifrabili certo per la maggior parte delle persone, ho sentito in me una profonda libertà di creazione, di sperimentazione e fiducia nelle mie capacità professionali. Ora, dopo molti anni e decine di software sviluppati, sento di voler tornare a quella libertà di creazione e innovazione sentita all'inizio della mia avventura. La passione per la bicicletta come stile di vita mi ha aiutato a riscoprire quel senso di libertà, la libertà degli spostamenti, la libertà dell'aria che ti colpisce delicatamente il viso e soprattutto la libertà di rallentare in un mondo che sembra accelerare verso l'infinito. Rallentare significa per me dilatare il tempo e godermi ogni attimo del viaggio intrapreso. Lo strano collegamento tra la bicicletta e la tecnologia è per me molto significativo, perché in entrambe esiste un percorso e del tempo per attraversarlo. Quello che cerco di portare oggi nel mio lavoro è dare tempo alla creatività e mantenere la giusta andatura tra ritmo, libertà e coerenza.